Non ci sono dubbi che uno dei settori che più hanno subito gli effetti negativi della pandemia sia quello legato al mondo della cultura e dell'arte. Basta pensare a quante mostre di pittura non si sono svolte a causa della pandemia. Per fortuna qualche iniziativa c'è stata, ma purtroppo in piccolissima percentuale di quello che si sarebbe fatto senza il Covid-19. Poi, se vogliamo, c'è anche un altro aspetto, che in molti casi la produzione pittorica è addirittura aumentata, in quanto, quando anche gli artisti nel periodo del lockdown erano anche loro semichiusi in casa, hanno aumentato la produzione e solo in pochi hanno avuto la possibilità di esporre i propri lavori. Con i colori del cerchio, nel limite delle nostre possibilità, vogliamo raccontare l'arte all'interno delle abitazioni dei pittori, lì dove nascono le idee e diventano opere. In questa puntata andiamo a conoscere il maestro Sergio Suffredini, un pittore garfagnino che da alcuni anni si è dedicato anima e corpo alla pittura. Amico personale del maestro Gino Bertoncini, è stato tra coloro che dopo la sua morte si sono adoperati affinché tutti potessero conoscere la bravura del grande talento Gino Bertoncini. Per conoscere meglio la pittura di Sergio Suffredini abbiamo chiesto aiuto a due suoi amici, Pierangelo Scatena e Feliciano Ravera. Abbiamo chiesto a loro di farci da guida e allora iniziamo il nostro percorso nella sua bellissima casa di Torrite, frazione di Castelnuovo Garfagnana, dove si è trasferito da Fosciandola da alcuni anni. Ma io premetto che ognuno vede nell'opera d'arte che ha di fronte, sia questa pittura, poesia o anche musica, proietta parte di se stesso, nella misura in cui l'opera d'arte resta un'opera aperta, in cui l'artista è capace di renderla l'opera aperta. E un artista vero fa sì che la sua opera possa raccogliere questa proiezione da parte di chi la guarda, la osserva, la legge, l'ascolta, in maniera da poter permettere l'espressione anche dell'emotività, dell'emozione, del sentimento di quella che la guarda, del fruitore. Ora mi sembra che le opere di Sergio in questo senso siano emblematiche, diciamo, no? Proprio importanti, perché la sua capacità di fare in modo che uno penetri all'interno della sua opera è direi eccezionale. È quello che mi ha colpito fin dall'inizio vedendo i quadri di Sergio. Faccio un esempio. Lui fa dei quadri di oggetti, di oggettistica, ceramiche, frutta, fiori, e spesso le decentra, cioè non le mette al centro dell'attenzione, come si fa tradizionalmente: quando si osserva una cosa o si fa una fotografia, si mette al centro. Lui no, l'è esposta. Addirittura alcune sconfinano oltre il quadro, sono tagliate dal quadro. Questo mi ha interessato molto, perché significa che Sergio sa che quello che guardiamo, la realtà che guardiamo, noi la guardiamo a frammenti, non la guardiamo mai. Poi la ricostruiamo dentro di noi, ma la guardiamo a frammenti. Facciamo un piccolo esperimento: se uno mette un dito davanti agli occhi e chiude un occhio e poi quell'altro alternativamente, prima uno e poi l'altro, vede il dito che si sposta da una parte e dall'altra, è sempre, non è al centro. Se guardiamo con tutti e due gli occhi, il dito è al centro, e questo significa che è il nostro cervello che costruisce la realtà. Non siamo, la realtà non esiste, già la realtà che osserviamo è un'interpretazione. Allora, facendo questa pittura in cui le cose sono decentrate o addirittura alludono al fuori della tela, qualcosa di fuori della tela, Sergio rende molto bene ciò che noi facciamo nei confronti della realtà. Tant'è vero che a me sembra quasi che Sergio non solo disegni e pitturi determinati oggetti quando fa i suoi quadri di oggetti, ma addirittura fa in modo che chi lo guarda sia dentro il quadro stesso. Cioè,
Sergio addirittura, ed è questo credo che sia una cosa originalissima di Sergio, fa in modo che all'interno del quadro non ci sia solo l'oggetto, la ceramica, il frutto, ma ci sia anche chi lo guarda. In fondo dipinge anche chi guarda il quadro. E questo credo che sia di una delle caratteristiche più originali che si possono trovare in Sergio Soffredini. Ci troviamo nel centro gravitazionale dell'atelier di Sergio Soffredini. Chiamo centro gravitazionale il punto in cui lui lavora e ha il suo cavalletto montato. In questo caso abbiamo l'ultima opera di Sergio, questa natura morta con susine e vasetto in porcellana, che lui ritrae direttamente dal vero. Stiamo parlando della pittura dal vero di Sergio Soffredini, una pittura che nasce dalla sua composizione e poi viene trasportata sulla tela che lui dipinge. Possiamo andare direttamente a vedere Sergio che crea la sua composizione e la compone a seconda delle sue intuizioni, a seconda delle sue esigenze pittoriche. Come vedete sta componendo con questi due vasetti e queste due foglie secche una natura morta che io definirei minimale, come sono minimali tutte le sue cose. Sono riferite a pochissimi oggetti, è scarna la sua composizione, però è grande, quindi riesce a dare la percezione dello spazio illusorio della pittura. Questa è una delle cose più interessanti, come direbbe Roberto Longhi, uno dei più grandi critici d'arte esistito fino ad oggi. E vedremo successivamente nelle opere di Sergio, soprattutto nelle Nature Morte, questa evoluzione che c'è stata, partendo diciamo dall'amore che ci ha trasmesso il pittore Gino Bertoncini, dico ci ha trasmesso perché anch'io ho avuto il piacere e diciamo così l'onore di conoscere, oltre che all'amicizia, questo amore per la pittura e per la natura morta, in particolare di Sergio. Tra l'altro anche guardando i quadri più recenti, che non sono solo gli oggetti, Sergio dipinge anche i paesaggi delle montagne della Garfagnana, delle cave di marmo, eccetera, anche quelli inquadrati in maniera fotografica, attraverso particolari, non mai completamente definiti, particolari. Riesce a dare qualcosa che si trova solo nel momento in cui le guardiamo direttamente, cioè il vuoto, lo spazio d'aria che c'è fra chi guarda e la montagna. E con la sua col suo tratto, con la sua col suo colore leggero, sfumato e a volte indefinito, riesce a creare questo spazio, cioè a creare l'aria, il vuoto che c'è fra chi guarda una montagna e la montagna stessa, e si può ritrovare nel quadro. Queste sono alcune caratteristiche per cui, come dicevo prima, chi guarda il quadro è dipinto in qualche modo nel quadro stesso, cioè fa parte del soggetto del quadro, della tela, della pittura. Abbiamo allora visto appena adesso come Sergio compone. Qual è, diciamo, il motore, la sensazione che ti porta a costruire queste cose? Sì, praticamente è la fascinazione di questi piccoli oggetti, sta tutto qua. Cioè la composizione, a seconda di come io li metto, a seconda delle cose a cui io metto vicino, queste foglie eccetera, mi danno delle emozioni, delle sensazioni, si dipingono delle sensazioni. E questo gli oggetti cambiano a seconda della loro posizione, a seconda delle cose che hanno vicino,
si parlano fra di loro sostanzialmente, parlano con me, cioè è un rapporto con le cose. E questo mi ha sempre, da tempo ormai, mi affascina e mi motiva alla pittura, a rendere questa sensazione attraverso la pittura. Spero di riuscirci, insomma, perché questo è poi l'obiettivo. Io direi di sì a questo punto, perché lo dimostri con le opere che ci stanno circondando nel tuo studio e che dopo andremo ad osservare più da vicino insieme a tutti questi oggetti che sono affascinanti, dalle conchiglie ai fiori secchi, le foglie, le frutte di stagione. Ora ovviamente ci sono le susine, mancano le mele casciane che troveremo nell'ottobre, nell'inverno, oppure le zucche, quindi tutti oggetti che fanno parte di una minimalità, cioè sono oggetti umili, sono oggetti quotidiani, non siamo alla ricerca di cose eclatanti. E tutto nasce dalla creazione di queste cose, di queste piccole cose che però assemblate, messe insieme, riescono naturalmente ad assumere il loro colore, valore notevole. Perché le susine hanno dei colori straordinari, le casciane, le mele casciane mi piacciono per quelle macchie che certo. hanno, cioè io dipingo le macchie che hanno, poi mi viene fuori la mela, ma il mio modo di il mio approccio è quello di fissare queste macchie, sì, poi, sì. Perché la pittura poi macchie, è il colore, certo, è la linea, la forma. E anche questi volumi, perché sì, ovviamente sì, la lezione tu me lo insegni, sì, di Cézanne, sì, è evidentissima, sì, in tutte le tue opere, la sfera, sì, il cono, certo, e il cilindro sono presenti da sempre, assoluta. La lezione che Gino aveva già ben acquisito e che te porti avanti, sì, con maestria. È vero, questa è una lezione assoluta. Passiamo ad analizzare alcune opere che sono disposte attorno al cavalletto dove Sergio lavora quotidianamente, lavora molto Sergio, e si cimenta anche con diversi tipi di tecniche. Qui vediamo degli acquerelli dove Sergio ha realizzato, ovviamente dal vero, una piccola composizione, un vasetto con dei fiori secchi, che possiamo notare anche realizzato ad olio. In questo piccolo quadro in basso vediamo la differenza delle due tecniche, però notiamo la coerenza nello stile e la coerenza che c'ha nel saper ottenere queste visioni e questi volumi con quest'aria, con questa atmosfera che gira intorno agli oggetti, che gira intorno alle cose che Sergio ama. In basso invece troviamo una cosa completamente diversa, usciamo dal campo delle nature morte per andare all'aperto, all'interno di porzioni di cave di marmo o di ambienti naturali. Qui abbiamo una cava di marmo, è facilmente distinguibile da questi chiari, da queste luminosità che sono date dalle strade bianche o dalle pareti tagliate. Possiamo vedere meglio forse in queste due acquarelli che abbiamo qua esposto al muro, dove la luminosità delle strade crea praticamente un po' il tessuto dell'opera, ne crea un po' anche la tridimensionalità, perché apparentemente sembrerebbero quasi cose astratte o piatte, poi in realtà escono i cubetti, esce la materia, esce la scelta dei contrasti, della luce e delle ombre che provocano delle sensazioni e delle emozioni particolari. Entriamo in un'altra saletta allestita da Sergio con gusto e con il piacere di ritrovare cose anche antiche, ben ristrutturate, come nella sua casa di Torrite abbiamo modo di vedere in diverse stanze. Qui ha raccolto a mo' di esposizione un po' di tutto, da nature morte a paesaggi esterni,
e tra l'altro un paesaggio recentemente realizzato è questa chiesa di Capraia vista da lontano. Anche Corot dipingeva da lontano, a volte anche con binocoli, perché ovviamente questa visione della chiesa di Capraia è vista dal comune di Fosciandora, quindi da molto in basso, dal basso verso l'alto. E abbiamo ancora, direi abbastanza originali, perché siamo abituati a vedere soprattutto le nature morte di Sergio, questi due ommetati o vecchie capanne agresti, diciamo un po' così agonizzanti all'interno di questa vegetazione ormai così piuttosto selvaggia, che sta invadendo la Garfagnana e sta lentamente ricoprendo una civiltà contadina che invece ci ha segnato da sempre. E un altro aspetto molto originale che a me piace moltissimo della pittura di Sergio è questo suo uso dello spazio, cioè questo dipingere lo spazio senza avere spazio nei suoi quadri, nel senso che le cose, gli oggetti, non sono collocati in un luogo preciso, puntuale, con qualcosa attorno che li determina, ma sono in relazione solo tra loro. Infatti lo sfondo è sempre vuoto, senza niente, di monocromatico, però lo spazio è creato dalle relazioni fra gli oggetti, come se questi oggetti si parlassero tra loro. È uno spazio relativo, se vogliamo usare una definizione moderna, è uno spazio relativo che ogni oggetto porta lo spazio con sé e lo mette in relazione con l'oggetto che sta vicino, che gli sta accanto. Ecco, oltretutto questi oggetti sono soffusi in un'aria di un colore che dà corposità, che li rende reali, realistici, plastici. E i volumi sono stupendi, la luce che li avvolge è veramente una luce tenera e soffusa, che dà un senso di serenità e pacatezza, che la pittura di Sergio davvero rende l'anima, cioè il sentimento dell'equilibrio delle forme del mondo. E questo credo che sia una cosa molto originale e che credo che Sergio valorizzi in maniera stupenda. Salutiamo e ringraziamo Pierangelo Scatena e Feliciano Ravera, ma soprattutto ringraziamo Sergio Suffredini che ci ha aperto le porte del suo atelier artistico. In chiusura possiamo solo dirvi che chi vuole potrà fare visita al pittore, in quanto gli ambienti dedicati all'arte si trovano a piano terra della sua casa di Torrite, che tra l'altro è ben visibile dalla strada provinciale e riconoscibile grazie alla bellissima altana fiorita. Sarà quella un'occasione per chiunque voglia per conoscere meglio la pittura di Sergio Suffredini.